invece un'altra cosa che hai fatto è l'Isola dei Famosi, la 14ª edizione dell'Isola dei Famosi. Anche lì sei andato via prima, mi pare, se non sbaglio. No, sei stato eliminato dopo 2 mesi. Perché avevo litigato tempo a far 2 mesi. Quando io litigo, e ho litigato con una ragazza che poi, come sempre accade, ti possono insultare, urlare in faccia, provocarti, come tu alzi la voce, tu sei un violento sulle donne. Io voglio spezzare la lancia a favore degli uomini. Se una donna che mi urla in faccia a questa distanza, ripetutamente, e io mi rispondo con lo stesso tono, io divento, le donne non devi mai parlare in questo modo, dai su. Cioè, vogliono essere tutte emancipate? Sì. Bene, allora mi urli in faccia, io ti urlo in faccia, punto e basta. Ma non perché sei donna, non perché sei uomo, perché è uguale. Per me il fatto che tu sei donna non mi dà né il permesso di urlarti in faccia e non mi limita di non urlarti in faccia. Perché tu sei una persona che litiga con me in quel momento, che sia donna o no, non me ne frega niente. È successo una sensazione che si voglia... quello lo immagino. E l'isola come lo vedi come programma? Perché anche questo è ancora in palinsesto. Sì, bellissimo. Allora, l'isola è stata un'esperienza molto molto bella per me. Ci tornerei domani, l'avrei fatto anche senza essere presa dalle televisioni, perché nella nostra vita quotidiana siamo distratti da tante cose che non ce ne accorgiamo. Anche tipo i messaggi in televisione, vai a comprarti una nuova televisione a zero interesse, sono tutte distrazioni. Nel momento che togli tutto questo e siamo essere viventi seduto su una spiaggia con i piedi nell'acqua guardando il cielo, cominci a vedere le cose come stanno realmente, parlando di me, sto parlando di me, nel mio internamente salgono in superficie pensieri, emozioni che sono stati soppressi da tanti anni e tante carbonare la domenica che potevi anche evitare, no? Perché ci troviamo tante cose di cibo, soprattutto di televisione, di shopping, di sesso, di droghe, di alcol, cioè c'è tutto il mondo il nostro intorno è progettato per distrarci alle nostre verità, secondo me. Secondo me. E quindi l'isola è detox, diciamo. Per me è stato un detox totale. Quando io, uno degli autori, che era la seconda volta che avevo fatto il provino, che la prima anno non mi hanno preso, lui mi ha detto, prima che stavo uscendo, Filippo, cosa vorresti portare via dall'isola? Come ultima domanda. Io stavo già mettendo la giacca, non sai cosa, non voglio portare via niente, voglio lasciare delle robe lì. E lui mi ha detto, grazie a questa risposta mi hanno preso. Infatti per i primi 10 giorni non faceva altro che piangere, addirittura non sapeva neanche perché, cioè, però era liberatorio, era forse bello. Era la reazione al digiuno, anche perché non è facile. No, io non ho sofferto la fame per il semplice motivo che la fame è una cosa, la sazietà un'altra. Noi siamo abituati a mangiare sempre fino alla sazietà, sempre. Quello che mangiavamo noi era quello che mangia il 70% del mondo tutti i giorni e non è mai morto nessuno. Quindi il momento che uno capisce la differenza fra la sensazione di fame e la sensazione di sazietà, sei a posto. Esatto. Poi avevo assaggiato tutti, allora io un giorno sono andato in giro a assaggiare tutte le cose verdi che trovavo sull'isola finché ho trovato uno che era uguale identico all'insalata come sapore. Sì, cioè, invece era lattuga. Allora sì, ma non sembrava una foglia verde, sta a vedere mi avveleno. Allora prendevo mangiate di questa roba qui, lo sciacquavo in mare, quindi era già salato, già condito, e me lo mangiavo quando mi veniva un po' di fame. Ma poi sei stato male, oppure... No, sono stato benissimo. Ok, quindi avevi trovato un tuo alimento... Sì, ma l'ho anche proposto agli altri, l'avevo proposto a tutti. Guarda che siamo a posto, tipo cocco, riso e insalata, meglio di così. E non l'hanno fatto. Vabbè, grazie di tutto, e poi ci aggiorniamo, insomma, intanto quando vuoi.